tuttora il coraggio di trattare in maniera approfondita. Generalmente è un argomento che, anzi, sempre è un argomento che diciamo, fa scappare il lettore perché attirarlo ovviamente, perché è, insomma, si tratta di, di un crimine devastante e quindi insomma, è difficilissimo da trattare e soprattutto dal punto di vista del, diciamo, dell'editore, del direttore del giornale da vende. Quindi il ringraziamento mio va innanzitutto a Cronache Laghi, che ha avuto il coraggio di farmi pubblicare tanti articoli, sia di cronaca ma soprattutto di approfondimento proprio sulla questione, sul tema, perché appunto, come ho avuto modo di scoprire scrivendo il saggio che ha citato Gianluca, è un fenomeno che a me è profondamente radicato nella cultura occidentale, ma insomma alla fine fa parte della storia dell'uomo da oltre 2500 anni, ma appunto, dicevo, mi sono reso conto che è una questione, una dinamica, un crimine che non è ancora stato indagato a fondo, e quindi la possibilità di scriverne con continuità su una testata quotidiana soprattutto è sicuramente per me una cosa molto, molto importante. Diciamo, questa è la parte buona, la parte cattiva è che, ahimè, tra le cose che possono volgere al peggio di qui a poco, di cui parlavano anche i miei colleghi, c'è purtroppo appunto una questione che è assolutamente irrisolta da parte del Vaticano prima, poi della Conferenza Episcopale Italiana, e cioè sulla capacità di comprendere fino in fondo che tipo di dramma, che tipo di crimine si è consumato tra le mura di chiese, di canoniche, di seminari minori, di Città del Vaticano e così via. E questa è una cosa. Un'altra cosa è che chiaramente la questione pedofilia non è limitata assolutamente sulla l'incapacità della Chiesa di affrontare questo fenomeno. Il fenomeno, ahimè, come dicono tutti gli studi più autorevoli, a cominciare da quelli dell'ONU, UNHCR, per passare attraverso il telefono azzurro e così via, è un fenomeno strisciante che la società civile comunque tende a rimuovere, cioè a far finta che non esiste. E invece purtroppo, più vicino, ecco, scusate, e invece purtroppo esiste, e questo secondo me può anche aiutare a spiegare qui in Italia perché sia le leggi italiane e, non lo so, forse è una coincidenza, quelle della Conferenza Episcopale Italiana rispetto alle leggi degli altri paesi europei per quanto riguarda quelle civili e le norme interne delle altre conferenze episcopali per quanto riguarda, diciamo, il diritto canonico, dicevo, qui da noi si sia assolutamente in ritardo rispetto a tutto il resto del mondo. Diciamo, forse, ecco, per essere il più schematico possibile, il problema nasce veramente alla fonte. È ancora difficile sia spiegare che comprendere cos'è la pedofilia e soprattutto chi è il pedofilo. Basterebbe, secondo me, avere l'idea un po' chiare su questi, diciamo, su questi due termini, per sicuramente per avere un approccio anche legislativo chiaro sul tema, e quindi consentire alla magistratura, quella civile e a quella ecclesiastica, di intervenire per tempo e anche di fare attività di prevenzione in maniera efficace. Però ecco, per fare un esempio di come ci sia un'assoluta confusione rispetto alla questione, io prendo pure io un articolo che è uscito pochi giorni fa e che riguarda una storia, una di cronaca recentissima. Tu, penso che molti di noi abbiano sentito di questa storia di questo sacerdote comasco che ha avuto una relazione, l'hanno chiamata così, con una ragazzina di 13 anni, quando aveva 13 anni quando è cominciata, e pare si sia conclusa il mese scorso dopo 5 anni. Lui ha 48 anni e il Corriere della Sera, quindi un giornale
tornare autorevole sicuramente diciamo con dotato di giornalisti capaci eccetera, per raccontare questa storia scrive in questo modo. Allora, il rapporto, dunque, Don Marco sarà interrogato lunedì. Don Marco appunto ha 48 anni, la ragazzina quindi aveva 40, dunque nel 2008 aveva 44 anni, la bambina ne aveva 13. Il rapporto non può che configurarsi come violenza sessuale essendo lei minorenne, quindi diciamo così, ammorbidisce piuttosto la posizione del sacerdote. La questione non è che violenza sessuale perché lei è minorenne, è violenza sessuale perché il rapporto tra un uomo di 43 anni e una bimba di 13 anni non ha nulla di sessuale, semplicemente per il fatto che la sessualità negli esseri umani si completa, ed è proprio un fatto biologico, intorno ai 15-16 anni, cioè con la completa formazione degli organi di riproduzione, quindi con la conclusione del periodo della pubertà. Quindi è violenza a tutti gli effetti, qualsiasi tipo di rapporto che un adulto scambia per affettivo, mentre per un bimbo è solamente il rapporto tra un bambino e un adulto, un rapporto di amicizia, di affetto, ma non un rapporto d'amore come scrive il Corriere della Sera. Non c'è nessun amore non ci può essere nessun amore tra un adulto di 43 anni e una bambina di 13. E invece loro scrivono sms, lettere, mail, scambi di tenerezze, come a dire che la storia era una storia normale. L'unico problema è che la legge dice che tra un adulto e un minorenne non ci può essere una storia del genere. Come raccontano anche degli psichiatri che ho avuto modo di intervistare in articoli usciti su Franachelaghi, alcuni dei quali sono anche in questo annuario, va assolutamente definita pedofilia e non rapporto affettivo tra due persone, quello che si consuma tra un adulto e un bambino. Come si arriva a per un passo ulteriore per avere idee un po' più chiare è cercare di capire allora a questo punto chi è il pedofilo, che tipo di personaggio è questo criminale. E nel libro ce lo racconta lo psichiatra Andrea Masini e l'avvocato Luciano Santoianni, uno dei pochi avvocati italiani che ha avuto il coraggio di prendere le difese di diverse vittime di sacerdoti pedofili, quindi di schierarsi e di andare a combattere contro gli avvocati della curia di turno. Santoianni dice: il pedofilo circuisce la vittima giocando sull'ambiguità e inducendola alla confusione. Quando c'è un rapporto di fiducia o affettivo, l'abuso è compiuto in maniera subdola, rappresentando la linea di demarcazione che ci può essere con un rapporto amicale. Appunto, è sempre così, il bambino si avvicina all'adulto con fiducia, soprattutto se da quell'adulto è stato portato dai suoi genitori. Qua stiamo parlando di sacerdote, quindi è successo che i genitori di questa bambina l'hanno portata in chiesa, per seguire il catechismo eccetera. Nella vita di tutti i giorni può succedere anche quando portiamo il bimbo a fare nuoto, a giocare a pallone e così via. Sempre Santoianni, la sua è una condotta violenta, ma è raramente esercitata con violenza, cioè passato il periodo che il pedofilo impiega per captare la fiducia della vittima, ne distrugge, diciamo così, la vitalità, passando a quello che nel 90% dei casi non è mai l'atto sessuale completo, ma sono le carezze, i baci, cioè le palpate nel
parti intime e così via, che sono vanno considerati atti violenti a tutti gli effetti, non hanno niente di più, sempre perché stiamo parlando appunto del rapporto tra noi e bambino. Lo psichiatra Masini ci dice, e qui veniamo proprio alla questione della quotidiana e clero, c'è una grande ambiguità che però è tutta interna al pensiero religioso e che consiste nel farsi chiamare padre da parte degli educatori. Specie nei seminari dove un bambino non ha più figure femminili di riferimento, questo appare come un tentativo di ricostruire almeno il rapporto con il genitore, che però non è reale perché nessun prete è padre di nessuno. È questa ambiguità calcolata che apre la strada alla violenza pedofila. Ecco, non so se è chiaro la vignaccheria, la vita che c'è dietro l'azione di un personaggio del genere. E per chiudo, vado velocissimo verso la conclusione, cito due frasi, anzi una sola, quella detta dal parroco che ha avuto il coraggio, ecco, il successore di quel sacerdote che è diventato la ragazzina, che ha avuto il coraggio comunque di portare la storia al di fuori delle mura della parrocchia. Però ecco, il suo commento a tutta questa storia era chiuso in tre parole: ai fedeli ha detto durante l'ultima omelia, dite una preghiera. Ecco, questo è ancora il modo in cui la Chiesa, e soprattutto quella italiana, pensa di risolvere il problema della pedofilia. Grazie.